I giardini di Villa d'Este a Tivoli. Mi appaiono in una illustrazione di Étienne Duperac. Trovo quest'immagine in un cassetto denso di carte antiche e documenti. Mi metto a frugare tra buste e fogli e trovo vecchie fotografie da me scattate durante un viaggio ai giardini di Villa d'Este. Fotografie che risalgono all'anno 2000, immagini digitali poi stampate e che ora troneggiano davanti a me. Ecco, dottore, vedo la facciata di Villa d'Este. In quel lontano 2000 io avevo 10 anni e viaggiavo in compagnia dei miei genitori. Osservo, dottore, le foto che ho gettato sul tavolo. Vedo immagini della villa ripresa da varie angolature. E mi piace oscillare tra passato e presente. Osservo le fotografie. Ecco, ora sono una giovane donna di poco più di 30 anni. Sono una donna che lotta contro la bipolarità e contro l'incapacità di creare un legame di coppia. Ed ecco, dottore, mentre guardo le fotografie, una voce interiore mi dice: sei nei giardini di Villa d'Este a Tivoli, stai percorrendo il vialone. Inizia qui per te un viaggio iniziatico alla ricerca della salute mentale e alla ricerca del coronamento del tuo sogno d'amore. Ecco, dottore, io ascolto questa voce interiore che promette di farmi camminare, camminare nello spazio e nel tempo dell'anima, nello spazio e nel tempo del cuore. Questa voce interiore che spalanca davanti a me un viaggio iniziatico, prendendomi come per mano, quasi io fossi ancora bambina. E io, dottore, ascolto questa voce mentre continuo a guardare le vecchie fotografie. Parole diafane si stagliano nella mia mente, vocaboli arcani, densi di mistero. Ed ecco, vedo la fontana dell'ovato. E la voce mi dice: l'ovato è un ovale. Era un tempo un cerchio perfetto, ma ora si è deformato. Così è stato della tua vita. Tu eri un adolescente felice, la tua vita era una sorta di cerchio. Poi la patologia nervosa ti ha aggredita. Il cerchio è divenuto un ovale, perdendo la sua primigenia perfezione. Così mi dice la voce e io continuo ad ascoltare e osservo l'acqua della fontana, nella quale vorrei immergermi come in un lavacro rigeneratore. Ecco, dottore, il desiderio che l'ovale diventi cerchio si fa forte in me. Anelo ad una sorta di utopica perfezione, in cui i miei desideri trovano compimento. L'ovale diventa cerchio e la mia vita si riempie di sogni realizzati, di desideri appagati, e l'acqua scroscia regalandomi il suo dolce rumore e cullando i miei sogni, promettendo realizzazioni. Così penso e ascolto la voce. Ed ecco, con gli occhi guardo le altre fotografie e si spalanca davanti a me l'immagine della fontana del Nettuno. Nettuno, il dio del mare. E la mia voce mi prende per mano e mi dice:
Il mare della tua vita, della tua esistenza è in burrasca. Nettuno fa agitare le acque, crea onde e cavalloni. La barca della tua vita è periclitante. Onde su onde l'assalgono. Sì, la tua patologia nervosa è come una sorta di uragano che investe il tuo cuore. E tu devi lottare per portare calma nelle acque della tua psiche. Ed ecco, mentre ascolto tale voce, dottore, mi sembra di annegare in un mare in cui Nettuno scatena tempeste. E chiedo aiuto a lei che è il mio terapeuta. Ma sembra che tutto sia vano. I venti soffiano. Le onde si fanno alte e imperiose. E io rischio di essere sommersa dai flutti. E in questa situazione densa d'angoscia guardo un'altra immagine, la quale mi presenta la fontana di Proserpina. E la voce mi dice: sei caduta negli inferi, nel regno dei morti, dove Proserpina domina. È iniziata la catabasi della tua psiche. Tu sei scesa nel regno delle ombre. E le ombre sono le tue paure, le tue ossessioni, le tue turbe nervose. Da questa fontana l'acqua scorre, ma il suo scrosciare non è amico. È uno scrosciare denso di sentore di morte. Proserpina è stata rapita da Ade. E così la tua anima è stata imprigionata dalla patologia. E ora tu scendi in una sorta di catabasi agli inferi della tua psiche. La depressione avanza con pensieri del nulla, con immagini di disfacimento, di fine, di distruzione totale. Io ascolto tale voce, dottore, la quale continua ad accompagnarmi e mi dice: osserva la rotonda dei cipressi, alberi funerei che accompagnano i cimiteri, che accompagnano una sorta di sepoltura del tuo cuore, che è preda della depressione, dell'angoscia, della malinconia. Nella terra della rotonda dei cipressi la tua psiche è sepolta e attende qualcuno che la faccia rinascere e la liberi. Attende qualcuno che la salvi. E così io, dottore, guardo altre immagini e scruto davanti a me la fontana della civetta. E la voce mi dice: ecco un uccello che canta per annunciare morte. Uccello presago di eventi funesti. Rapace che ti predice avvenimenti tristi. E io osservo la fontana della civetta, le cui acque mi incutono angoscia e terrore. E penso a come poter fare per salvarmi. E su tutto questo medito, cercando, dottore, una via d'uscita. E continuo ad ascoltare la mia voce interiore, sperando che mi offra soluzioni e liberazione. E ascolto. E proseguo in questo viaggio iniziatico. Avanzo lentamente, scrutando altre fotografie, e guardo ora la grotta di Diana. E Diana mi dice: sono la dea della caccia.
E ora ti regalo un arco con il quale puoi colpire la civetta. Puoi distruggerla, puoi annientarla. Ed ecco, io prendo l'arco e lo tendo. E con l'aiuto di Diana scocco la freccia. Come una saetta essa si libra nel cielo e colpisce l'uccello della morte. E la voce mi dice: avanza, avanza, una prova è stata superata. E io arrivo alla fonte di Arianna. E Arianna mi dice: il tuo io è come quello di Teseo, deve giungere al centro del labirinto e uccidere un mostro. Io, Arianna, ti aiuterò. Ecco, dottore, capisco che Arianna è il simbolo di tutte le persone buone che vogliono darmi una mano. È colei che mi aiuta ad uccidere il mostro che è al centro del labirinto, ovvero la patologia che regna nel centro della mia psiche. E simbolicamente do la mano ad Arianna ed avanzo. Proseguo il viaggio iniziatico e sono in attesa di scontrarmi con il mostro che incontrerò. E così la voce mi accompagna e mi dice: guarda, guarda davanti a te la fontana dei draghi. Sono i mostri che si trovano al centro del labirinto. Arianna ti ha aiutato a raggiungerli. Ora tu devi lottare contro di loro, devi lottare contro la mania e la depressione, contro la confusione mentale. E io allora, dottore, grazie anche al suo aiuto, combatto. I draghi mi assalgono, mi avvolgono. Minacciano di distruggere completamente il mio io e di annientarlo. Minacciano di farmi del male. Ma la voce interiore mi dice: combatti, cerca le energie che sono dentro di te. E io lotto. Lotto finché riesco a distruggere i draghi. E la battaglia contro la mia malattia nervosa è vinta. E allora giungo alla fontana della meta, che ricorda la meta Sudans, ove i gladiatori romani si lavavano dopo i combattimenti. Ecco, dottore, io sono un simbolico gladiatore che ha vinto la battaglia contro la malattia mentale ed ora mi lavo nell'acqua di questa fontana. In essa detergo il mio corpo, il mio cuore e la mia psiche. Detergo le mie membra e la mia anima. L'acqua toglie via da me ogni sossura. La patologia nervosa scompare come una scoria che viene eliminata. E io mi accingo a cantare vittoria. Mi accingo a inneggiare al lieto esito della mia battaglia. E così avanzo, avanzo in questo viaggio iniziatico ascoltando la voce che mi dice: guarda ora la Rometta, la fontana che inneggia Roma. Roma vittoriosa, Roma signora di popoli. E tu ora, mi dice la voce, sei come lei e puoi cantare vittoria. Scruto l'immagine guardando il cielo e l'acqua. Ammiro la bellezza della fotografia che ho davanti. Ne osservo i colori. E la voce mi dice: sì, sì, sei Roma vincitrice. Io ascolto e getto gli occhi sulla statua che rappresenta Roma, accanto alla quale sta la lupa. E simbolicamente anch'io esibisco la lancia.
simbolo di vittoria, di felice esito della mia battaglia. Ed ecco, continuo a guardare altre immagini e si spalanca davanti a me la fontana della natura o abbondanza. E la voce mi dice: ecco, il tuo io si specchia in questa figura della natura. La tua anima è rigogliosa. Ha il verde delle fronde di una natura primaverile ed estiva. Ha l'azzurro di cieli densi di nubi e di soli. E la voce mi dice: osserva, osserva bene l'immagine di questa madre natura. Io continuo a guardare le fotografie. E la statua della dea natura mi si rivela ubertosa, popolata da molte mammelle, che promettono un latte denso di vita e di energia creativa. M'immagino allora futura madre, dispensiera di cibo. Mi vedo come un albero fiorito e poi ricco di pomi. Pomi da donare e da elargire, da regalare. Mi vedo come la dea natura, densa di vita e di abbondanza. E così avanzo mentre la voce mi dice: guarda la fontana di Venere. E qui la voce prosegue e mi sussurra: Venere ti invita a prendere per mano l'uomo che ti ama. Con la fantasia io scorgo allora l'immagine di Martino. Lo vedo, dottore, sedere al suo posto. Ora il mio terapeuta è lui. Mi accoglie. Mi accompagna nel mio percorso iniziatico, poi mi dichiara il suo amore. Ed io allora in questa fontana guardo l'immagine di Venere sdraiata e sento che essa mi è alleata, alleata nel coronamento del mio sogno d'amore. Sento allora che il mio matrimonio sarà imminente e la dea Venere mi protegge, mi regala le sue energie creative, dense di luci, di bagliori vitali, dense di amore sponsale. E così continuo a guardare Venere finché la voce mi dice: osserva, osserva ora un'altra immagine, vedrai la fontana di Pegaso. Ed ecco, io e Martino saliamo sul cavallo alato. E vogliamo su un simbolico pianeta dove esiste solo il bene. Diveniamo il re e la regina di un regno d'amore. E il Pegaso ci fa volare. Volare oltre, oltre l'aiuola che ci fa tanto feroci. Mi inabisso nell'iperuranio respirando aria pura e limpida. Ed ecco, la voce mi dice: osserva, osserva un'altra immagine, vedrai la fontana dell'organo. Ed esso inizierà a suonare per celebrare il tuo amore. Con la fantasia mi pare di udire una musica dolce, una musica che accompagna il mio percorso di bene. La melodia mi avvolge, mi circonda di luce. L'organo della fontana suona e l'acqua che scorre regala note musicali, dense di gioia. E così mi dispongo ad ascoltare ancora la voce che mi dice: ora giungi alla fontana del bicchierone. Bicchieri si spalancano davanti a te per regalarti un brindisi.
così al lieto evento del tuo sogno d'amore coronato. L'acqua zampilla regalandomi rumori dolci e cordiali. Mi abbevero in questo simbolico brindisi. E l'acqua mi disseta e mi purifica. Mi inonda di luce e di bene. Inneggio all'amore e alla vita. Inneggio alla gioia. E la voce mi dice. La fontana del bicchierone celebra il tuo brindisi. Ogni zampillo porta luce, porta note di chiarore e di solarità. E io osservo il cielo terso e nitido, che promette un'eterna primavera, una stagione densa di fiori e di frutti. E celebro la poesia dello spirito e dei sensi, la poesia dell'amore vittorioso, e continuo ad ascoltare la voce che mi dice: guarda ora le 100 fontane. E io mi incammino sulla via che le accompagna insieme a Martino, e la strada della nostra esistenza si dipana, mentre l'acqua delle 100 fontane in continuazione ci rigenera, regalandoci orizzonti di bene, regalandoci atmosfere dense d'amore e di serenità. E la voce mi dice: assapora la luce del giorno, assaporala finché giungerà una magica notte. Ed ecco, io pongo gli occhi su un'altra immagine, vedo le 100 fontane immerse nel buio. E la voce mi dice: questo buio è amico. E io mi vedo passeggiare lungo le 100 fontane accanto all'uomo che amo. E il buio stende su di noi un manto prezioso e ci regala l'emozione del notturno, popolato dalle fontane del mio cuore.